Buongiorno a tutti amici. Prima di dirvi la ricetta di oggi, un grazie immenso per ieri perché ho visto che vi sono piaciute tante le mie patate e carciofi alla pizzaiola. È un piatto buono, genuino, semplice. Grazie, grazie infinite. Mi avete scritto un sacco di commenti. Oggi faremo una prelibatezza buonissima, facilissima, che si fa veramente in pochi minuti. Andiamo a vedere i nostri ingredienti. Allora, cipolla. Gnocchetti, ho preso quelli al supermercato, quindi non li ho fatti io. Gnocchi. Poi 3 fettine di pancetta, potete usare anche la pancetta a cubetti, io preferisco farmela fare a fettine rotonde e poi l'affetto io a mio piacimento. Pisellini primavera. Allora, la prima cosa è semplicissima, la prima cosa da andare a fare sono i piselli, quindi andiamo a cuocere i piselli. Prendo Ma cosa stai cucinando? una vellutata di piselli con spolverata di pancetta. È deliziosa. Allora, andiamo a tagliare la nostra cipollina, che la faccio a fettine proprio, fine fine. Ho messo cipolla, olio extravergine di oliva. Accendiamo. Appena vediamo che la cipolla rosoli un po', andiamo a calare i nostri pisellini. La nostra cipollina sta rosolando. Andiamo a calare i nostri pisellini. Ho usato mezzo chilo di piselli perché viene abbondante. Ok. Sono piselli primavera. Giustamente. Sono pisellini primavera, quelli più piccolini. Sì. Da ieri. Da ieri è arrivata io, ho portato la primavera, che San Benedetto porta la primavera. Brava, amore mio. Allora, andiamo a condire i nostri piselli come un pizzico di sale. Per questa ricetta avreste potuto fare il brodo vegetale. Io invece allungo con acqua semplice, non ho fatto il brodo. Pepe. Li facciamo rosolare poco poco. Aggiungiamo mezzo bicchiere d'acqua. Se volete anche un po' di più, io ne aggiungo mezzo, quindi mezzo bicchiere d'acqua. Andiamo a mescolare i pisellini, abbassiamo la fiamma, copriamo e lasciamo cuocere i pisellini. Nel frattempo che i pisellini cuociono, andiamo a preparare la nostra pancetta. Quindi avreste potuto usare anche pancetta confezionata, non importa. Sono quella a cubetti. Voi potete usare pancetta, guanciale. Di solito io uso la pancetta e me la sono fatta fare a fettine più larghe, 3 fettine. Quindi come la taglio? La taglio a rastrelli lunghi, quindi faccio fettine molto sottili, così, e poi lo divido in due. Così, in questo modo. Ok. Quindi fettine lunghe diviso in due. Intanto Alessia ci vuole comunicare una cosa importante perché avete chiesto in tanti come stava Alessia. E Alessia, che gli vuoi dire agli amici della pagina? Intanto, ciao amici, io mi sento molto meglio. Vita mia. Domani torno a scuola. Vita mia. Domani torno a scuola. Perché stai meglio, vero, Sì, amore mio? comunque il 29 sicuro, devo Sì, andare a che ci scuola. vai. Il 29 vai a Figuzza, brava, Però amore io ci mio. vado perché sono meglio e ci vado. Ciao, un bacio. Sono con mamma. Allora, amici, ho tagliato la mia pancetta, quindi l'ho fatta un po' più lunga. Accendo, senza mettere olio e niente, andiamo a mettere direttamente la pancetta in un'altra padella, facendola rosolare. Non aggiungo nulla. Allora, amici, guardate, la pancetta ha già rosolato perché come vedete è diventato proprio trasparente, ha rilasciato il suo grassetto. Quindi vado a spegnere e lasciarla in padella perché ci servirà dopo. Allora, ragazzi, guardate, i piselli continuano a cuocere, ma vogliono al massimo 15 minuti. E io nel frattempo ho preparato la pentola con l'acqua, così appena bolle andiamo a calare i nostri gnocchetti che vogliono pochissimo, appena salgono a galla sono tutti cotti. Ho preparato lo speck e la pancetta e l'ho messa da parte. Quindi a fra poco, appena sono pronti i piselli. Allora, ragazzi, i piselli sono pronti. Quindi io ho preparato un mini primer. Potete farlo nel frullatore normale, assolutamente. Io preferisco questo. Le bucce devono essere ovviamente tutte tritate. Quindi spengo i pisellini.
e devo andarli a versare tutti nel contenitore, bicchiere, ciotola, quello che avete voi, per poterli frullare. Quindi poco alla volta li vado versando. Nel frattempo che vado a frullare col mini pimer i pisellini, andiamo a calare i nostri gnocchetti. Piano piano, i gnocchi vogliono molto molto poco. Andiamo a salare e non mescoliamo, proprio una mescolata leggera leggera diamo, così non si rompono. Ok, andiamo. Deve venire proprio una crema. Se vedete che l'impasto è troppo asciutto, aggiungete un pizzico d'acqua. Allora, guardate amici, ho proprio formato una vellutata di piselli, tra l'altro pure assaggiato ed è buonissima, i piselli sono dolci, quindi il sapore è meraviglioso. Con il mini pimer ci state 2 secondi, ma è lo stesso se non l'avete, usate il frullatore, uguale, non è vero che è la stessa cosa, perché la buccia si frantuma. Allora amici, lasciamo la padella dove abbiamo cotto i nostri pisellini, gli gnocchetti sono pronti, quindi spegniamo, li prendiamo con una schiumarola e li andiamo a versare nella padella dove abbiamo cotto i nostri piselli, così. Che fame, io già ho fame. Ok, va accesa. No, non c'è bisogno, perché i piselli sono caldi. La crema vellutata è calda, perché i piselli hanno appena finito di cuocere. Ok, li prendiamo tutti. Una volta che abbiamo messo i gnocchetti nella stessa padella, andiamo a mettere la nostra vellutata. Guardate che bontà. Mamma mia. Ok, io la metto tutta, perché più ce n'è meglio è, i piselli fanno bene. Quindi ho abbondato anche di piselli. Andiamo a girare il tutto. Meravigliosi. Andiamo a mettere la nostra pancetta, che non abbiamo fatto troppo croccante. Quindi la facciamo scivolare in mezzo ai pisellini. In questo modo. Ok, una pioggia proprio di pancetta. Mescoliamo ancora. Ma certo, sono tutti ingredienti buoni. Che profumino. Una volta che abbiamo mescolato, andiamo a finire con il nostro formaggio grattugiato, che può essere grana, può essere parmigiano, può essere pecorino o ricotta salata, quello che preferite. Quindi andiamo a spolverare il nostro formaggio. È una ricetta di una semplicità immensa ed è buonissima per chi ama i piselli, è veramente deliziosa. Buona. Ok, questa è la nostra ricetta di oggi, ovvero vellutata di piselli con gnocchi e alla fine una spolverata di pancetta leggermente croccante con infine il nostro formaggio. Una delizia. Spero che vi sia piaciuta. Scrivetemi tanti messaggi, fatemi capire se la fate, se l'avete mai fatta, avete aggiunto qualcosa, scrivetemi. È meraviglioso poter condividere con voi tutte le nostre ricette, perché ci rilassano e perché questa rabbia che portiamo nei confronti della situazione di nostra figlia Beatrice si va pian piano, grazie a questo modo di condividere con voi, placando. Ma anche grazie al fatto che sappiamo che la giustizia per Beatrice si sta avvicinando. E arriverà, perché quest'anno arriva la sentenza di primo grado. Quindi ricordiamo a tutti, giustizia per Beatrice l'avrà. Io vi mando un bacio grande e a stasera con una ricetta buonissima, non ve la perdete, è solo nostra. Io, cioè nella mia famiglia, l'abbiamo inventata, ma è veramente deliziosa. Un bacio, ciao ragazzi.